Io avevo allora 13 anni ed ero operaia schiava nella fabbrica di munizioni. Ma il 27 di gennaio mi venne il comando immediato dalla fabbrica stessa di cominciare quella che fu chiamata la Marcia della Morte. Eravamo giovani, ma sembravamo vecchi, senza sesso, senza età, senza seno, senza mestruazioni, senza mutande. Non si deve aver paura di queste parole, perché è così che si toglie la dignità a una donna. Facevo parte di quel gruppo di più di 50.000 prigionieri ancora in vita e che eravamo stati obbligati in quelle condizioni fisiche di cominciare quella marcia che durò mesi e di cui si parla pochissimo, la Marcia della Morte. Volevamo morire, noi eravamo pazzamente attaccati alla vita qualunque fosse, per cui una gamba davanti all'altra, buttarci sui letamai, mangiare qualunque schifezza, qualunque cosa, mangiare la neve dove non era sporcata dal sangue. Sono come quei ragazzi della Hitler Jugend, ho una grande pena per loro.